Ma non capite che stiamo andando a puttane? Bisogna attaccarli fortemente, e per attaccarli fortemente ho dei progetti molto, molto incisivi, che non vanno solo su YouTube, che non vanno solo su YouTube. Ma per fare questo, ci vuole un sostegno. Perché io non ho di dietro la televisione, non ho di dietro la radio, non ho di dietro gli sponsor, se ne fottono tutti. Perché? Perché attaccare quelli vuol dire rischiare. Sapete le puttane del regime? Il regime che controlla l'informazione. Quanta di questa gente mi manda dietro i coglioni tutti i giorni? Avete un'idea? Avete un'idea o no? L'avete un'idea o no? Per zittirmi, per diffamarmi, per minacciarmi. È uno schifo, è una vergogna, è uno schifo. Che ci sia l'ambrenedetto che combatte da solo. Poi c'è qualcheduno, bene o male, che magari qualche blog grosso che mi dà una mano, ma a livello di faccia c'è solo l'ambrenedetto che ci mette la faccia e si incazza per queste cose. Poi c'è tanta brava gente che mi ha già dato una mano, spero che mi diano una mano, ma gente della società civile, perché i politici non gliene frega un cazzo degli italiani, non gliene frega niente degli italiani. A loro non gliene fotte niente se tu vai con 50 euro in un supermercato e esci senza niente e tua madre prende 600 euro. Non gliene frega un cazzo, perché questi prendono 15.000 euro al mese, pagati tutti, e non andranno mai, mai, mai contro le multinazionali. Preferiscono andare in televisione a raccontarti che sto paese va a puttane perché arrivano due immigrati. Ma non ti diranno mai come faccio io, che producono quello e te lo vendono a 5 euro e lo vendono a 90 centesimi, con nome e cognomi, quello che ho fatto da una vita. Non mollerò mai, bastardi, non mollerò mai, mai. È per quello che mi dovete sostenere, perché quando vengo attaccato voglio attaccare ancora di più. Questo è l'eroe della pecora, ragazzi. Praticamente il compito suo è quello di dire alle pecore che in Italia si sta male, dovete andare via. Così, ragazzi, questo paese può essere gestito con più facilità da questi rettili, diciamo. E lui ovviamente parla male di politici, ma poi ci fa le foto, eccetera, eccetera, e va anche nelle televisioni. Ma le pecore lo seguono perché sono pecore, ovviamente. E non so perché è uscito. Ah, questo è l'altro, ragazzi, l'altro che vi dice di andare via dall'Italia. E questo lo vedremo un'altra volta. Ecco, questo è il nostro eroe, diciamo, che si fa tutto il giro delle TV, ovviamente. Lui dice qua: folle Italia, scappiamo all'estero, sempre più giovani costretti a emigrare. Ecco, gli fanno una bella promozione, lo mettono in TV, così le pecore curiose, diciamo, e dicono: ah, cazzo, lo vedi? E ci cascano, ovviamente, che loro pensano: ah, la TV ne sta parlando male, andiamo, non capisco, è una trappola, ovviamente. Quando ho detto alla chat dei marziani che questi individui non li vedete come semplici stupidi, perché ovviamente loro non è che possono: ah, io sono del sistema. Ovvio, devono parlare ai trogloditi, ragazzi. Devono rivolgersi con il linguaggio del troglodita a quella fetta di popolazione che devono influenzare, no? Ecco, lui dice alla pecora di andare all'estero, una volta con la bandiera, una volta con la maglietta della Russia, una volta con la maglietta dell'Albania, una volta andate in Spagna, andate in Germania, che si vive bene, ma adesso vedremo se c'è del vero in tutto ciò. Vado all'estero, la pensione raddoppia. L'italiano che dice andatevene via. Qui abbiamo lui che gira, diciamo, per l'Italia, trova dei punti, diciamo così, un po' di degrado, eccetera, come li puoi trovare ovunque,
dice con la bandiera dell'Albania: dovete andare in Albania, pecore, così i rettili stanno comodi qua, stanno qui, devono comandare solo africani e stranieri, poveracci che non hanno più proprietà, non hanno un cazzo, quindi sono gli schiavi perfetti, no? Voi che avete ancora i soldi, andate lì che ci sono le mignotte, le cose, andate in Albania, in Russia, andate in questi posti dove potete svernare fino alla fine dei vostri giorni, che va tutto bene, ma adesso vedremo se è proprio così. Andiamo soprattutto a selezionare il commento di Alberto Arrigoni, che dice le seguenti cose. Alle pecore leggermente più sveglie che cercano il salvatore. Esattamente, c'è un guru per ogni pecora, per ogni categoria di pecora. Ok, questa è la pecora. Lui è rivolto alle pecore, diciamo così, senza Dio, senza niente, ma che vogliono così, insomma. Sognare, diciamo, scappare dei problemi, ovviamente. Ora andiamo un attimo ad selezionare la prossima diapositiva della nostra slide, vero? Qui abbiamo visto che si trova negli studi di Radio DJ, ragazzi. Tutti noi possiamo andare a finire a Radio DJ senza problemi. No, Alberto Regoni, è inutile che ti metti a ridere con la lacrimuccia. Perché io sto dicendo le cose serie qua, qui forse abbiamo trovato il nostro salvatore e tu ti metti a ridere, non è giusto che fai ciò. Questo è semplicemente stato invitato da Radio DJ perché è stato un caso, diciamo, vero? Ma non è che qua solo perché. Ma lui è un demente, non lo vedi? Ma non può essere. Non è che può essere spinto da qualcosa. No, ma che cazzo dici? Ma è un coglione soltanto, ma che cazzo dici? È finita Radio DJ e la Rai, ma qual è il problema? Ci finiamo tutti, no? Ma che cazzo? Mette la museruola e diciamo che ha un concetto del coglione molto, molto particolare che vedremo. Fra poco, è vero, è vero. Ecco qua, altre interviste. Questo è il nostro mondo, ragazzi. Qui lo vediamo con un trans, con un, non so, sempre da Rete4. Vado all'estero, la pensione raddoppia. Dovremmo tutti emigrare, dice Lambrani. Ha detto, dalla vostra parte si chiama la trasmissione. Guarda che bello. E siccome sono dalla vostra parte, è come se vi indicano di andare, diciamo, a seguire questi individui. Perché la TV, ragazzi, ogni tanto dà anche qualche suggerimento anche a quelli che hanno un po' più di cervello, che magari capitano per sbaglio che guardano la TV e dicono: senti, ragazzi, noi siamo la TV, dobbiamo badare ai morti senza cervello. Però ecco, ogni tanto vediamo un po' di, facciamo un po' di promozione a questi nostri agenti su YouTube, ecco, e così voi andate da loro e quindi siete belli formati come vi vogliamo noi, belli coglioni. Qui lo vediamo da TGCom 24, ma guarda, guarda, negli studi qua, luci perfette, eccetera, è il nostro eroe, TGCom 24, ragazzi. Ma stiamo semplicemente scratching the surface, siamo alla punta dell'iceberg, ragazzi. Pazzesco, e questo è un classico, ragazzi. Avete fatto caso, ragazzi, che tutte le pecore, tutte, con qualunque paio, anche quello un po' sveglio, no? Dici, ma è solo in Italia che succedono queste cose qua, ma è da altre parti, ma mica succede, ma solo da noi hanno fatto così, tutta la paio di queste cose, ragazzi. Grazie a questo tipo di programmazione, ragazzi. Prezzo benzina in Spagna, guarda qua quanta cosa di meno. Ma ovviamente loro non vanno in profondità perché ovvio che io posso anche prendere un punto a benzina così meno, ma magari costa le altre cose un po' di più e quindi grazie al cazzo, no? Quindi sono molto selettivi nel far vedere le cose, no? E non ti fanno vedere the big picture, ovviamente. Questi salvatori della pecore sono tutti pagliacci riciclati dal regime e messa sul web. Ecco, qui abbiamo canali dedicati a far sparire le pecore alle montagne, ragazzi, a vivere come dei barboni senza luce, senza un cazzo, vivere nel bosco, dice qua, no? E sappiamo benissimo che ci sono canali proprio dedicati a lui programma le pecore, insomma, ad andare a vivere come dei barboni in una casa abbandonata. Ecco, anche qui, lui ci aggiunge nel suo repertorio anche questo, ovviamente. Come diventare ricchi col trading online? Okay,
Io non sono contro l'uso della mascheriglia, ok? Né sono un no-vax. Io non sono né contro i vaccini, ok? Non sono mai stato contro i vaccini. E non sono quello che dice dobbiamo togliere la mascheriglia, sono contro la mascheriglia e compagnia varia. Quindi io non sto negando che c'è stato un problema, ci sono stati picchi di mortalità in provincia di Bergamo e di Brescia. Riguardo questa cosa qua, che dice che il migliore è con pochi effetti, diciamo io. Putin, dicendo che ha il coso qua, lo fa produrre a Cuba, miglior sanità del mondo, con un costo 10 volte meno. Ha creato un grosso problema alle lobby farmaceutiche occidentali. Capito, ragazzi, ne fa... Lo fanno anche a basso costo, cazzo. Così non ti pesano con le tasse, che pecora, eh. Bam! E anche la Serbia, ragazzi, lì puoi scegliere quale cazzo prendere in culo. Ecco. Grande la Serbia. Non più a Radio DJ, ma a Radio 105. Ma guarda quanto gli piace al rettile questo, ragazzi. Guarda quanto gli piace. Una volta con la maglietta della Russia e l'altra con la maglietta dell'Albania. Con l'aquila con due teste, abbastanza massoncella, diciamo. E si vede che è partito proprio dal basso, ragazzi, e ce l'ha fatta proprio perché ha delle idee rivoluzionarie. Si dà da fare, fa dei video, fa dei contenuti molto, molto, diciamo, validi, ed è per questo che diciamo, e lo vediamo con tanti politici, diciamo, la Russia, la Rossa, la GS, l'UGS, l'Humo Strigiatulo, eccetera, eccetera. Allora, ragazzi, cerchiamo di decifrare questo video, ragazzi. Lo vediamo lui con... cioè, da una parte ci dice che non dobbiamo credere ai partiti, eccetera, eccetera, e dall'altra sta qui con dei rettili, in giacca e cravatta, che creano una nuova trappola delle pecore, cioè un nuovo partito. E lui, ovviamente, essendo uno che deve rivolgersi ai coglioni, che ormai hanno capito che non si deve votare, eccetera, eccetera, ovviamente guarda come è vestito, ragazzi. Questo è il rettile vestito per attirare il gonzo, diciamo, il truther, il gonzo che ha capito qualcosa, diciamo, non è a livello delle pecore, però ovviamente si deve vestire e deve parlare e deve tagliarsi i capelli in un certo modo. Diversamente da quest'altro, ragazzi, che questi qua devono parlare ai morti, ragazzi, e quindi giacca e cravatta, eccetera, eccetera. Lui invece, ragazzi, deve parlare a un pubblico un po' più giovane, eccetera, 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 ok? Quindi cerchiamo di capirle queste cose qua. Allora, dice, Toscanello era nella giunta di Gioia Tauro con Forza Italia, tessera della P2 Berlusconi. Bianchi è quello super premiato dal regime che censurano. Il mio personaggio nasce molti anni fa. Il suo personaggio, ragazzi, lui è un personaggio, te lo dice anche, capisci? Con anche le storie, condiviso il mio video, ti ricordi quello dei prezzi dei supermercati. Ah, commessore, ma guarda, sono tutti amici. Sono partito con questa battaglia, le battaglie, cercando di sputtanare la televisione, perché la televisione nel corso di questi anni ci ha raccontato sempre un mare di fregnacce. Hai capito, ragazzi, lui deve sputtanare la televisione, ragazzi. Adesso vedremo come veramente l'ha sputtanato, perché lui sta qua su Rai 2. Però deve sputtanare la televisione, ragazzi, mentre ci fanno proprio dei documentari su di lui. Cioè, la Rai dedica proprio tempo da dedicare a questo loro amico, e però lui alle pecore appare come quello che è contro la TV. Ecco qua, questi non li posso mettere questi video, ragazzi, ma se cercate li trovate online, mettete Lambrenedetto intervista o che cazzo ne so, Rai, eccetera, e vedete le perle sue qua, ragazzi, dove praticamente le sue battaglie sono i tombini, ragazzi, fra le tante cose minchiate. E quella principale, insomma, di mandare via le pecore così non combattono qua.
Ma ci sono anche queste battaglie, questo classico, cioè di far capire, far percepire alla gente che qui si sta male, qui i tombini sono fatti male, in altri paesi, lo è, tipo in Germania, in altri posti, i tombini sono a livello con l'asfalto. E chi se non queste cose non... Tombini a livello, esatto. Chi se non queste cose possono convincere dei coglioni totali a lasciare l'Italia e andarsene in altri posti? Poi scoprono che in realtà... Ragazzi, c'è quell'esempio che mi viene in mente sempre, no? Quando in una via c'è traffico di una via di una città, no? Tutti ovviamente dicono, ma fammi andare, fammi scegliere un'alternativa, no? Una strada alternativa a questa, magari è meno trafficata. Ma ovviamente la tua idea l'hanno pensata anche altri, ovviamente. Quindi non esiste che all'ora di punta ci sia una via lì vicino intorno, un'alternativa dove non c'è traffico. È da stupido, ragazzi. Allo stesso modo, non può esistere un paese che si sta così tanto meglio che dove ti trovi adesso. Perché altrimenti tutti ci andrebbero, cazzo. È chiaro che noi ci spareranno contro, Poveri. abbiamo le spalle larghe. Abbiamo le spalle larghe anche perché ci protegge qualcuno, ovviamente. Dovessero chiamarmi, ci andrei lo stesso, non è un problema. L'importante è far conoscere il nostro nome, il nostro movimento. Io credo che Ecco, un'altra trappola delle pecore. Conoscete il nostro movimento? il 25 settembre sia una partenza, ok, questo, non un arrivo. Verso il paradiso, ragazzi. I nostri problemi sono finiti. Capisco anche il fatto, perché noi grandi blogger ci siamo sentiti anche traditi, perché nell'ultima volta abbiamo appoggiato della gente che poi si è rimangiata tutto. Ah, ma guarda, ti ho fatto cadere in una trappola, però che caso, è colpa loro, non è colpa mia. Povera pecora. Adesso ti faccio cascare in quest'altra trappola, in quest'altra rete di un giacca e cravatta. E purtroppo se loro si mangiano le parole, poi se rimangiano tutto, non è colpa mia. Io intanto ti ho fatto cadere nella trappola perché non ce l'hai, sorella. Ragazzi, ma il regime ha un safeguard, no? Cioè, ha una cosa di sicurezza che nessuno lo può scalfire, ragazzi. Una volta che tu entri là, devi giocare con i loro meccanismi, e quei meccanismi sono a prova di bomba proprio. Una volta che ti hai immesso nella Costituzione, come c'è scritto qua, torniamo alla Costituzione, è come se dici torniamo ai rettili. Cioè, ragazzi, incredibile. Questa è la situazione nostra, purtroppo, ragazzi. La pecora, ci sei cascato? Perché loro usano questi, ragazzi. Ragazzi, la gente non guarda uno in giacca e cravatta per dire, no? Per certa gente che ha il sospetto, mettono questi, così. Lui non mette giacca e cravatta, ti mette la manica rigirata qua, tutto muscoloso, eccetera, ma tu lo capisci dalla faccia cosa è un rettile, ragazzi. Lui c'ha una faccia da rettile, ragazzi. Ma quelli che sono stupidi capiscono, ah, ma questo è un coglione, ma che cazzo dici? Ragazzi, voi non capite con chi cazzo avete che fare ancora, purtroppo è quello il problema. Molte persone invitano all'astensione, ok? Trovo questo sbagliatissimo. Sbagliatissimo, devi cadere nella nuova trappola che ti sto mandando a caso. Ma lo vuoi capire o no, pecora? Ti sto facendo... Vai, cammina anche su questa nuova trappola, questo nuovo buco che ti sto mandando io adesso. Vai, cammina, ci vai sicuro che te lo dico io, non devi pensare, ci penso io a te. Ora, allora, ragazzi, vediamo un po' la tecnica che usa lui, no? Di far vedere selettivamente la realtà. Mostra buste paga facendo passare lo stipendio lordo per il netto, non dicendo che in Germania non esiste il TFR, che viene diluito mensilmente. Ok, ragazzi? Se voi non avete il cervello a andare in profondità alle cose, voi ci cascate perché siete della paiorelle. 15. Non parla mai del costo della sanità. Prende solo gli aspetti positivi delle nazioni estere. Critica chi in Italia ha l'iPhone e pubblica le sue notizie usando l'iPhone, ok, non c'entra niente. Pensa che le persone per avere una vita decente abbiano bisogno di integratori alimentari, Nutella, Listerine, creme estetiche, andare in palestra alle terme e guidare una BMW. 19. Recensisce la prostituzione estera con compiacimento di come siano organizzati. Poi si rende conto di cosa sta dicendo e fa un servizio strappalacrime dicendo che gli dispiace per quelle povere ragazze. Ecco qui, ragazzi, eccolo qua,
che ci dice con la sua amichetta Succhia Cazzi, diciamo, e come è bello, diciamo, prendere sperma in faccia da sconosciuti e farlo il tuo lavoro. Bellissimo, ragazzi, questo è il mondo in cui viviamo, e la gente invece di vomitare, ecco, questo mostra questi orrori, ragazzi, una donna totalmente oggetto, ragazzi, è come se fosse tipo una cartellone pubblicitario, Pornhub, lei tutta rifatta, tutta distrutta, con veleni in faccia, ecco, questa è la donna, ragazzi, e lui te la mostra come un esempio di, ah, qui le cose vanno bene, è tutto organizzato, eccetera, puoi venire in faccia alle sconosciute, ed è bellissimo, però è tutto, le tasse, le cose, va tutto bene. Allora, vediamo quindi il modo selettivo, appunto, di scegliere le notizie, però se uno va a fondo, oppure va su questo canale Facebook, ti fa vedere che la realtà è diversa, ragazzi. Anche se veniva da me, ragazzi, ti faceva vedere che l'Albania non è quello che dipinge lui, ovviamente. Questi qua, ecco, basta spulciare un attimo e capisci qual è la realtà, insomma. La realtà è che ovunque è la stessa cosa. In Germania crolla un ponte in costruzione, almeno 2 morti. Anche in Germania c'è la stessa merda. Se no tutti andavano là, no? La capoccia? Ce l'abbiamo? Sei comunque uno che mi segue, segue molto il mio canale. Volevo solo chiederti una cosa. Sul discorso dei prezzi che io faccio vedere. Che vivi qua da anni. È assolutamente tutto vero. Per quanto riguarda la spesa, quando vado a fare la spesa al supermercato, la roba costa decisamente... La roba costa decisamente la metà. Ecco. Ragazzi, vi è sfuggito qualcosa in questo momento. Però per fortuna lui non si è accorto che qui era il riflesso. Adesso vedremo cosa gli stava suggerendo a lui. Vediamo. Parlando di roba comunque di qualità, decisamente, la roba costa decisamente la metà. Decisamente, la roba costa decisamente la metà. Fa così a metà. Decisamente, ecco, ma rivediamo piuttosto, ragazzi, quando lui era in un momento un po' distratto, perché stava vedendo lui, che cazzo devo dire? Ah, la metà, ah, la metà, costa la metà. Riguarda la spesa, quando vado a fare la spesa al supermercato, la roba costa decisamente, la roba costa decisamente la metà. Ecco, è più chiaro di così, ragazzi. Fa anche il sorrisino per dire, insomma, sono una mignotta, ho detto quello che lui vuole farmi dire. Che cazzo dire, ragazzi, questi cazzi, niente, non si può dire di più. Io cambierei pettinatura per iniziare, ma no, a caso. Ragazzi, quando uno è molto così apparente, è segno di debolezza, è gente che non ti devi fidare. Una persona che è molto appariscente ha un carattere debole, ragazzi, è molto mignotta, si vende facilmente anche. Queste sono, cioè, la persona devi, pum, riconoscere già a prima vista. Questo qua è un debole, ragazzi. Ma che vabbè, questo è un giovane, lasciamo perdere. Però per dire, insomma, l'Ambranedetto si è candidato, cazzo, e qui ne parla me più, ragazzi, me più di un rettile, diciamo, un canale classico per pecore un po' così confuso, io direi. E questa è la situazione, diciamo, in cui noi ci troviamo, io, ragazzi, questa è la situazione. E qui ovviamente non poteva non essere invitato dal numero 1, ragazzi, anzi dal numero 6. E in pratica qui ne abbiamo 3 in 1, ragazzi. Loro si fanno una bella intervista dove ci dicono come cazzo sono bravi a decifrare e dire la verità, e propongono soluzioni che sono di solito di farti mandare via dall'Italia, così non combatti. Dividi un po' il tuo nemico, no? Dice il rettile. C'è una fetta che, magari, essendo anche un po' nazionalista, perché il nazionalismo, ragazzi, da una parte è buono per il rettile, no? Perché doveva farci combattere per questa idea di noi siamo italiani, quindi combattiamo per questo ideale stupido. Ma può anche rivolgersi contro questa cosa, perché può anche essere in casi come questo, dove la gente è un attimo... può anche tirar fuori un po' di nazionalismo, un po' di voglia di combattere per il tuo paese, eccetera, eccetera. Ecco che arrivano questi che ti dicono di andare via, l'Italia è una merda, i tombini non sono a livello, e i ponti cascano solo da noi, eccetera, eccetera.
Miccoli che lavorava in TV, esatto, quello di MEP 11, no? Questa ragazzi, perché alla chat di Marziani non gli passa nemmeno per la testa. Quando io gli ho detto, ma ragazzi, ma voi pensate veramente che questa gente è stupida? Cioè, con tutte le visualizzazioni, i followers che hanno, cioè, ma loro non è che hanno tanti followers. Ma sì, abbassano quelli. Cioè, ragazzi, se loro hanno... Andiamo a vedere quanti ne hanno, ragazzi. Prima di tutto, ragazzi, è tutto molto relativo, nel senso che, ovviamente, loro devono influenzare una fetta che è la più importante per l'altra, perché è una fetta con meno numeri, che sono quelli risvegliati, ragazzi, sono meno numeri, ma valgono molto più di... delle pecore, ragazzi, che possono essere anche milioni, ma non hanno lo stesso valore di quei pochi migliaia, ragazzi, che possono fare il casino, diciamo, no? Per il rettile, sono gli unici semisvegli, no? Quindi andiamo a vedere l'ambranetto, ragazzi, quanti subscribers ha. Ecco, 250.000, ragazzi, non sono pochi, ok? Il compito suo è più importante di BioBlue, ragazzi, che sta in TV, molto più importante, perché lui deve indirizzarsi a una fetta ancora più ristretta, che è ancora più pericolosa per il rettile, perché quelli che stanno dietro a BioBlue, ragazzi, che sono molto di più di quello che c'è lui, sono morti, ragazzi. Invece questi qua sono i più pericolosi, questa piccola fetta, per dire. Quindi andiamo a vedere, invece loro dicono, ah, ma loro non è che hanno molti subscribers, e questo già, insomma, 250.000, l'ambreta. Andiamo a vedere quell'altro, Greg. Vabbè, se scrivo Greg e basta, non ci siamo. Ah no, ma puoi anche scrivere solo Greg, ragazzi, già ti esce lui. Ecco, lui diciamo che è il più estremo, secondo me, è molto più estremo di Lambrenetto, ovviamente. E ovviamente anche il numero di subscribers è meno, 10.000, ok? Ragazzi, ma... E ovviamente, essendo il livello più alto qui, ovviamente la maggior parte stanno su Telegram, eccetera, eccetera, no? Su altri canali di... Ecco, c'è anche il clown qua dietro, no? Ottimo, perfetto per lui. E qui vedo due canali, che tra i due canali abbiamo 10.000, 20.000 qua, abbiamo già 30.000, ragazzi, che non sono pochi. Per ogni fascia c'è il guru che, guarda caso, sta sempre su YouTube. Sì, loro si possono lamentare che mi chiudono, mi fanno, ma sta ancora là, senza problemi. Guarda caso. Morrison. Quanti ce n'ha lui? 120 qualcosa? 120.000, che questo numero non si muove mai, quindi capisci anche che è un numero, perché loro sanno, ragazzi, perché le pecore vanno dove c'è numero, dove c'è movimento, e proprio la pecora si sente importante quando stai in un posto dove c'è gente, no? Per il rettile è facile modificare questo numero, ragazzi, o creare dei bot che scrivono commenti finti e ti vengono nelle live per aumentare il numero. È facile, la pecora ci casca ed ecco qua, guarda che roba. Loro devono passare per quelli stupidi, eccetera, eccetera. Lui sa, tutto il mondo sa che lui c'ha una marmotta in testa, ma non gli hanno fatto in testa, perché lui deve essere il clown, ragazzi. Deve fare quello che... No, ma non gli daresti due soldi. Questo è spinto da qualcuno, questo qua. Ma questo c'ha la marmotta, ma questo va lì a lavorare, braccio, i container là, ma che cazzo dici, non hai capito niente. Ragazzi, la gente non conosce questa gente. Cioè, voi questa gente la vedete solo nei video. Poveri voi. Perché ovviamente ho detto lì a casa dei marziani che loro li prendono per il culo. Loro li prendono per il culo, loro, ragazzi. E a quel punto casca anche quel dubbio che tu puoi avere. Perché se tu vedi loro solo come dei clown, come se vogliono soldi e basta, a quel punto non riesci a vedere oltre, che ci potrebbe essere qualcosa oltre, no? Poi ho detto, ragazzi, io per il momento dai marziani ci sto, perché comunque finché mi lasciano liberamente parlare, io a me va bene. Però, insomma, non sappiamo anche i marziani chi cazzo sono, ci sono solo voci storpiate, non sappiamo chi cazzo abbiamo che fa. E qui li vediamo mentre si fanno la loro bellissima live, ragazzi, che entra i nostri canali che fanno fatica, perché ovviamente io... Durante il cogliona ho fatto intervista, ho fatto live di intervista, eccetera, eccetera. YouTube me l'ha cancellato, ragazzi. Poi alla fine ho fatto anche un... infatti la maggior parte li trovate anche su BitChute, della serie che ho fatto, Pandemonium Update, si chiama. Lo trovate sul mio BitChute, lì. Però il BitChute è un problema, ragazzi. BitChute, molti video non partono.
baciarevi qualche cazzo, ragazzi. Questo è il rettile, ti fa credere che vai lì e c'è la libertà, i video non partono. A quel punto, ragazzi, se c'è richiesta, io, se ci sono dei video, però ecco, quello su YouTube che per me era il migliore, che è buonissima notizia, non si trova più su YouTube perché me l'hanno tolto, e dove praticamente facevo tipo un mix di tutto il meglio delle interviste che avevo fatto per strada durante il Cogliona a Roma, live che avevo fatto con gente dove parlavo di queste cose, eccetera, eccetera. E lì capisci, ma come mai il mio canale, senza che come si chiedono soldi in continuazione, per dire, ragazzi, io non chiedevo manco soldi, come mai le pecore vanno da questi qua, danno anche i soldi, e ripeto, ragazzi, a loro i vostri soldi gliene fotte un cazzo, dei vostri soldi ci fanno un cazzo, perché loro qualcuno che li copre ce l'hanno già, poveri voi. Ecco qua, ragazzi, dove lui ti dice di andare in Albania. Questa è l'Albania, ragazzi. Ho detto, vedi cose belle, ma vedi anche cose orribili come questa. Ecco, questo, ragazzi, è Durazzo. Io sono nato qua, ragazzi. Io conosco questo mare come nessuno, proprio. E dopo gli anni 90, ragazzi, praticamente questo paese è stato rovinato. Questo mare qua, che era bellissimo. Ragazzi, io piangevo quando vedevo, ogni anno che andavo d'estate in Albania, cioè tipo negli anni 90, vedevo, minchia, che cazzo stanno a fare? E vedevi questo orrore qua. Vedevi distruzione, vedevi costruzioni a pochi passi dal mare, in mezzo alla pineta, distruggevano gli alberi, costruivano questi palazzi. E poi c'è questa situazione così, ragazzi, proprio di Far West, proprio non c'è... Ecco, questo qua sta entrando col suo camion perché magari sta lavando un attimo il camion, e lì c'è la gente che si lava, i bambini, eccetera. Capito, ragazzi, con che cazzo abbiamo che fa? Ecco, questo posto, ragazzi, era paradiso prima degli anni 90, che io ci ho vissuto là. Andavamo al mare sempre d'estate, e questo mare era qualcosa di... era una specie di Rimini, ma per me è meglio, perché non c'era, durante il comunismo non c'erano ombrelloni, cazzi a pagamento, no? Era tutto libero, spiagge libere, non c'era un affollamento, e questo orrore di questa gente che si spalma cremine, eccetera, come che vedi oggi, questo schifo. E qui c'è il porto di Durazzo, praticamente la città di Durazzo sta qui, dove c'è il porto, diciamo, e noi facevamo... 2-3-4 km, insomma, o col bus o in bici, e venivamo dove c'era questa spiaggia che era bellissima, e più riuscivi ad andare lontano più bella diventava la spiaggia. Però ecco, anche oggi, ecco, loro ti fanno vedere, ah, l'ambrenedetto di Dio ti dice di andare a vivere in Albania, ecco, questo troverai in Albania. Poi se tu sei una bestia, ragazzi, che queste cose non ti fanno impressione, ma semplicemente c'è la tua mignotta a pochi soldi là, che cazzo te frega, va bene, per te va bene. Ecco, ragazzi, questo, siccome è un sito albanese, questo, sapete cosa significa questo, ragazzi? Jeta Oshqef significa la vita è divertimento. C'è tutto un sito, un portale così che gli albanesi conoscono, amano, che si chiama La vita è bellissima. No, la vita è divertimento, Jeta Oshqef, che non è scritto nemmeno in albanese corretto, perché osh si dovrebbe dire osht, però è proprio da deficienti, ragazzi, perché la vita è divertimento, capito? Nel loro portale loro fanno vedere queste cose così come belle, quando ci sarebbe da vomitare, no? Questa è l'Albania, che lui dice, insomma, che è bellissimo, il paradiso, eccetera, eccetera. Andate lì, ecco, questo è quello che troverete in Albania. Ecco, questo troverete in Albania, anche questo è Jeta Oshqef, la vita è divertimento, guarda, è bello. Qui sono, è molto frequente questa roba, non è un caso particolare questo, eh. Questi sono i palazzi in Albania, ragazzi, non tutti sono così, per fortuna, eh. Questo è un esempio un po' estremo, ma vi posso garantire, ragazzi, e io infatti li ho filmati quando 2 anni fa ho fatto uscire anche il video, poi se volete scrivete AL nel mio canale, vi uscirà il video dove parlo dell'Albania quando ci sono stato, e vedrete che anch'io ho ripreso robe del genere, quindi non è una cosa così. Ecco,
sarebbe bellissimo, sì, vivere in questa situazione molto, diciamo così, sicura, diciamo. È bello perché se caschi dal quarto o quinto piano hai sempre una liana dove ti puoi appigliare e non muori. A caso, vedi che alla fine sono intelligenti. Ecco, i treni in Germania, ragazzi, non sono mai in ritardo, ma proprio mai. Cazzo, andate a pensare, ragazzi. E qui vediamo una foto che purtroppo fa crollare questo mito, diciamo, che le pecore pensano che da altre parti l'erba è più verde. Treno in Germania in ritardo di 45 minuti. Chiamato ieri sera il senatore Lello Ciampolillo. Il senatore lo chiama lui, ragazzi. A me non mi chiamano i senatori. Che adesso fa parte del gruppo misto. Sta a San Marino e mi ha detto... Un fritto misto per te, prego. Che praticamente mascherine non ci sono praticamente dappertutto, anche nei supermercati. Nei negozi non è obbligatoria, se magari te la richiedono, però non c'è nessun clima... Se però te la richiedono, è il paradiso San Marino, ragazzi. Di terrore, di paura. E io dico, ma perché a San Marino hanno fatto il vaccino con praticamente zero reazioni allergiche, zero situazioni, e io cittadino italiano non lo posso andare a fare, mentre gli stranieri possono andare a fare? Perché io cittadino italiano non mi posso andare a fare il russo, sarò libero di poter scegliere quello che mi voglio inoculare nel... Sto attento, ragazzi, a non fargli di certe parole, no? Il mio corpo, cioè il cittadino può essere libero e non per forza doversi fare i vaccini angloamericani, perché uno non è libero di poter andare a San Marino dove vuole lui a farsi il vaccino. Insomma, vi abbiamo dato, ragazzi, uno, e loro ovviamente, ragazzi, devono passare per quelli scemi, stupidi, eccetera. Guarda caso, lo censurano a destra, a sinistra, guarda, poverino, caso. Ecco qui, in Albania, ragazzi, guarda come si fanno i lavori in Albania, ragazzi. Segnaletica di quelle proprio professionali, un televisore usato, e lì puoi trovare la morte dietro la TV se sei un po' distrattello, diciamo. Oh, ma guardi, anche in Belgio hanno questi problemi? Ma non l'avrei mai detto, cazzo. Ma non è vero, ma ci sarà tutto photoshoppato. Ma questa panchina rotta si trova da qualche parte, non in Italia? Non ci credo, non ci credo, non può essere vero. Le strade anche in Germania sono messe male? No, non è vero. Stai mentendo, qui non siamo in Germania, che caso dici? Oh, ma guarda questa macchina, ragazzi, in Albania, purtroppo, siccome la segnaletica della TV usata non ha funzionato, purtroppo ha un danno di 1000 euro adesso. Ma cosa ci vuoi fare, ragazzi? Anche tu puoi avere tutto questo se disposti in Albania. Quindi andate a svernare, a passare questi ultimi miserabili giorni in Albania, dove potete anche mangiare in Albania, ragazzi, vicino alla... al marciapiede vengono i contadini e rivendono non più prodotti loro, ragazzi, che anche quando sono loro c'è da stare attenti, perché loro usano delle tecniche molto poco raccomandabili per crescere le loro piantine, eccetera. Però ecco, qui ti vendono anche il latte con le bottigliette così, ragazzi, in Albania. Ecco, se vuoi tutto questo, ragazzi, il cibo per strada, ai lati della strada dove probabilmente è passato uno col camion e ti ha sgassato, ti ha schizzato un po' da merda lì, eccetera. Ecco, se vuoi tutto questo e non vedi l'ora, vai in Albania. Questa è la situazione serale in Albania. Ci sono cani sciolti, ragazzi, a randaggi, pericolosissimi. Andate in Albania. Quest'ultima iniziativa con questa bella faccia molto simpatica, dove praticamente dice alla pecora di venire a vedere questo terreno, che per spennarli, per mandarli via. Ti piace anche te l'idea di lasciare l'Italia, Mario? Lascia l'Italia, vai da questa bella gente qua, lui sarà il tuo sultano e puoi vivere in natura qua, nella miseria, offerto da il rettile Greg. Lambrane ha detto archivi BioBlu, quindi è stato intervistato anche da BioBlu. Di cosa cazzo stiamo parlando, ragazzi? Il lavoro fisico ci può aiutare come strumento a comprendere chi siamo. Il trucco è essere quello che fai, cioè farlo con consapevolezza.
sapere perché vai in palestra, cosa ti sta mancando. Non c'è solo l'aspetto fisico, c'è la necessità interna, è quel qualcosa che ti spinge, la motivazione. No? Sarà perché sei uno schiavo, non sei più un cacciatore raccoglitore, che non usi più il tuo corpo e quindi sei costretto a muoverlo in tempi così morti, quei pochi tempi morti che hai durante la giornata, e quindi vai addirittura a dare soldi perché devi simulare quello che avresti fatto naturalmente, il tuo corpo avrebbe fatto naturalmente, e lo simuli con alzando pesi, che è la cosa più dannosa che puoi fare per il tuo corpo, perché non è naturale fare quelle robe là. E poi si pompano anche di integratori e altre minchiate, quindi figuriamoci. Ecco, la nostra Nandina, ragazzi, ne ha 20.000 e lei, diciamo, il suo target è la donna, diciamo, la donna che si sente sto cazzo, detto proprio con un termine tecnico. Questa qua è la ex questore, perché la gente la segue, perché... Viviamo nella totale inconsapevolezza, non conosciamo, non ci ricordiamo il nostro passato, e questo perché? Perché abbiamo adoperato dei meccanismi di rimozione. Ma qual è il nostro passato? Dicelo caso! E la stessa cosa facciamo con le nostre vite precedenti. La stessa... Ma vita precedente cosa? Caso? Caso dicelo! Tutte cose che non puoi mai provare, ovviamente, no? Queste sono tutte donne, eh? Sei unica, guardate. Roberto, questo è il piparolo che se fai segui guardandolo. Il punto della bellezza viene dell'armonia. Siete bellissima. Sei da pure di lei. Saluti da Panza d'Ischia. Grazie di cuore per le tue parole, sono d'accordissimo con te, cuoricini proprio come se non ci fosse un domani, sempre sincera, grazie. Sulle piante, sul loro dolore, sulla comunicazione tra di esse, c'è un mondo da scoprire, ecco, questa è una vegana, per esempio l'odore di erba tagliata, altro non è che il suo grido di paura. Ogni volta che raccolgo un'erba aromatica, un pomodoro, gli chiedo scusa, magari cosa, un'insalata e via dicendo, chiedo scusa, lo sapevo, l'ho detto, porca troia, chiedo scusa e al contempo ringrazio per avere la possibilità di cibarmi di essa. Maronna, guarda che roba, ragazzi, i morti. Stessa cosa per qualsiasi cibo, ragazzi, capite che cazzo di status trova l'uomo, ragazzi? Cioè, questi hanno paura di calpestare le erbe, ragazzi. Noi quando eravamo cacciatori e raccoglitori, ragazzi, cioè la morte fa parte della vita, ragazzi. Tu mentre cammini schiacci le formiche, cioè, se tu non avessi il supermercato del rettile col veleno del rettile, cacceresti, perché sennò crepi, mangeresti la carne, cazzo, sennò l'erba mori. Ma di che cazzo stiamo parlando? Questo è un orrore che è uscito solo adesso, ragazzi, che ormai siamo addomesticati, viviamo in cattività. Come si chiama questa? Ecco, questo è pure Angelo, ragazzi. Angelo Viola. Io pensavo che era una donna questo che chiede scusa all'erba che la schiaccia. E questi orrori, ragazzi, sono cose che possono nascere solo da un essere in cattività, ragazzi. Io mi occupo di spiritualità. Lei si occupa di spiritualità, ragazzi. Ti può svegliare a pagamento, però. Perché? Perché purtroppo, paradossalmente, il fatto che non sia regolamentato... crea una gran confusione, un gran macello. Perché... Esatto, i guru devono essere regolamentati, li vogliamo dire il sistema, devono pagare le tasse, eccetera, eccetera, vogliamo guru che ci possiamo fidare, ce lo deve dire lo Stato. Non vogliamo guru così a caso qua. E che qua chiunque, anche questo schizzato di Marcelmini qua, può dire le sue minchiate. Si improvvisa formatore. Incredibile, ragazzi. Di ai tuoi amici, quelli in giacca e cravatta, perché in divisa, no? Di regolamentare la cosa, di forzarla, di chiudere tutti questi altri canali e di lasciare solo te,